siamo un po' avviliti, insomma, non c'è, il morale è a terra. Il maltempo di questi giorni non ha solo provocato danni in città o nell'entroterra, ma anche lungo la costa fanese. A Ponte Sasso di Fano questa mattina le forti mareggiate, complice del forte vento, hanno distrutto tutto ciò che hanno incontrato, concessioni, giochi e persino pavimentazioni e fondamenta. Non se la passano bene neanche per questo 2023 i bagnini della spiaggia di Ponte Sasso. Il mare mosso, oltre ad aver portato via anche pali e tombini dell'elettricità, è arrivato perfino a toccare la nuova ciclopedonale realizzata su via Faa di Bruno. Arrabbiati i gestori delle spiagge che già dalle prime ore di questa mattina sono andati a quantificare i danni. Tra la messa a posto, materiale perso, rovinato, rotto... E tra il trattore per sistemare con la sabbia tutto, all'incirca saranno sui 25-30 mila euro di danni. E adesso come si fa? Adesso aspettiamo che venga il tempo buono e piano piano ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di sistemare, non lo so. Voi bagnini siete abbastanza avviliti da questa situazione? Non riusciamo più, perché non è solo quest'anno. Ogni anno, un anno o due, succede sempre sta cosa qua. Ogni anno quanto spendete per rimettere a posto? Sempre 7-8 mila euro, 10 mila euro di danni, di lavori, sempre. Quest'anno 30 mila euro sicuri. È così, insomma, però è il morale che va a terra, perché sistemi, cerchi di far bene tutto e ti trovi tutto rotto e non è. I scogli non funzionano, ci vogliono i scogli alti. Allora si può ragionare, così non lo so neanche io, guarda. Che cosa chiedete all'amministrazione comunale? Io all'amministrazione chiediamo solo che devono intervenire nelle scogliere, se vogliono mantenere le spiagge, se no non c'è niente da fare. Anche altre concessioni sono in estrema difficoltà e annunciano a chi di competenza di realizzare al più presto le scogliere. È vero che è un evento atmosferico abbastanza grave, però la situazione è sempre così, stabilimenti distrutti, non c'è più niente e non c'è neanche nessun tipo di protezione, ma non c'è neanche nessuno che ci viene a vedere qual è il problema, ma non adesso che capisco che il problema è ovunque, perché devono girarlo da tutte le parti, ma neanche quando c'è il tempo buono, nessuno ci viene a chiedere anche un consiglio, qual è la situazione, ci hanno promesso progetti che ci presentavano quando era la fine di agosto, non si è visto nessuno, abbiamo chiesto anche l'intervento di Aguzzi, perché Aguzzi ci ha risposto che in regione non è stato presentato alcun progetto, perciò loro non possono dare dei soldi per le scogliere, qui sono 22 anni che sono state fatte, le scogliere non ci sono più, tant'è che sono state fatte soffolte, hanno visto che non funzionano, dalle altre parti le rifanno tutte fuori e qui siamo stati abbandonati completamente. Abbiamo il Rio Crinaccio che è pieno, il mare che viene sull'altra parte, la spiaggia che non c'è più, i danni, cioè tutti questi danni che vedi qui così, chi li ripaga? Ci viene qualcuno a darci una mano? Niente, ci dispiace, vedrai il prossimo anno, vedrai, è solo una promessa, al vedrai e passati 10 anni cambia amministrazione e siamo allo stesso punto, perciò se si vogliono mettere una mano sulla coscienza, altrimenti ci lasciassero andare sotto Mondolfo, che per quanto poco possono fare sicuramente fanno molto di più. Infine i bagnini chiedono all'amministrazione comunale dettagli sulla bandiera blu per la parte sud della spiaggia di Fano. Capisco che il fatto del zona esondabile è difficile da recuperare, però quello della bandiera blu che nel 2014 ce l'hanno tolta e ci avevano promesso che ce la ridavano dopo un paio d'anni, che fine ha fatto? È molto difficile riaverla? Cioè siamo sempre quelli di serie B, noi non contiamo niente. Non è il sistema di amministrare un comune questo, sinceramente, non va bene per niente.